Sia Guest 2015, siamo in compagnia di Cristian Leonelli, socio fondatore di MIB Service. Cristian, il vostro servizio si rivolge ai settori del turismo, la ristorazione e il divertimento. In che modo si sviluppa la vostra attività verso il cliente? Ma noi andiamo dalla consulenza in questo settore alla formazione del personale, all'outsourcing e quindi l'appalto di queste strutture. All'oggi gestiamo tantissimi lavoratori, quasi 4.000 in Italia, perché in questo periodo è molto importante dare un servizio innovativo, perché serve a migliorare la qualità delle strutture dei nostri clienti e far più contenti i loro clienti. Quali sono i vantaggi che un'azienda riscontra se si affida alla vostra realtà proprio per la gestione, ad esempio, del personale? La gestione del personale, quindi stiamo parlando di appalto, è un vantaggio enorme. In primo luogo ci deresponsabilizziamo completamente da quello che è la forza lavoro. Seconda cosa, con un'ottimizzazione dei costi per un'economia di scala ci permette di far risparmiare del denaro ai nostri clienti e in terzo luogo di andare incontro alle esigenze di flessibilità che il nostro mercato ha e quindi non sempre è facile per l'imprenditore far fronte ai picchi di lavoro e ai momenti invece dove di lavoro ce n'è un po' di meno. E la vostra attività è continuativa oppure si sviluppa anche a spot? Beh, continuativa per quello che riguarda l'appalto. I nostri clienti, una volta che provano il nostro servizio, difficilmente tornano indietro. A spot invece per quello che riguarda ad esempio la formazione. Oggi fare un cocktail per un barista fatto bene o fatto male cambia tantissimo. Noi facciamo una formazione che permette di evitare degli sprechi, di ottimizzare la struttura e di dare un prodotto di qualità e costante. Come si fa a capire qual è la strategia migliore per ogni struttura? La prima cosa, bisogna inquadrare il segmento in cui opera la struttura, il target della loro clientela, eventuali pecche che ha il titolare della struttura ma che in questo momento magari non se ne rende neanche conto, e poi intervenire e cercare di migliorare tutto quello che è il suo servizio.